Adesso è ufficiale, Mimmo Armeni, oggi dirigente regionale, è il nuovo direttore generale di AICA. Sarà lui a guidare la società consortile, formata dai comuni della provincia, che si occupa del servizio idrico. La nomina è stata ratificata dall'assemblea composta dai sindaci. 9 i voti favorevoli e 16 gli astenuti. Tra questi anche i grandi centri come Agrigento e Canicattì. Un'astensione che sarebbe dovuta servire a far saltare ancora una volta il banco, ma invano. Si pensava infatti che avrebbe permesso di annullare la votazione, ma alla fine il regolamento di AICA in questi casi prevede unicamente che il voto degli astenuti non si tenga in considerazione. La tensione è stata alta anche in questa riunione, certamente palpabile con il primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro, che ha ripetutamente ribadito la propria contrarietà alla nomina di Armenio, contestando non il punteggio, ma i requisiti attribuiti previsti dal bando che gli hanno consentito di imporsi sul secondo selezionato, Claudio Guarneri. Inizialmente, infatti, erano 3 le figure individuate e giudicate da una commissione esterna per guidare AICA: Domenico Armenio, Claudio Guarneri, già direttore dell'Ato Gesa di Agrigento, e Achille Furioso, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. I numeri che hanno portato alla nomina di Armenio, che succede a Fiorella Scalia, testimoniano comunque fibrillazioni all'interno di AICA. Negli scorsi giorni sembrava essere saltata la figura di Armenio a margine di un'infuocata assemblea che aveva deciso di non ratificare la scelta del dirigente. Gli intoppi e la poca chiarezza interna ad AICA avevano portato il cartello sociale insieme ai dipendenti della società in protesta in piazza davanti alla prefettura di Agrigento. La nomina del nuovo direttore generale di AICA si può considerare senz'altro un passo in avanti verso la normalizzazione della gestione della società consortile. Un passo significativo che viene subito dopo importanti segnali manifestati da quei comuni, in testa il capoluogo di provincia, che nelle ultime ore stanno procedendo a definire gli atti amministrativi per trasferire ad AICA le somme dovute. Così il cartello sociale in una nota stampa che prosegue. L'auspicio è quello che anche gli altri sindaci possano al più presto muoversi in questa direzione per consentire ad AICA di poter affrontare la situazione finanziaria con maggior serenità, sia per quanto attiene alla qualità dei servizi da erogare, sia per dare maggiore tranquillità ai suoi dipendenti. È chiaro che l'utilizzo pieno del prestito della Regione non è la soluzione definitiva per assicurare una gestione economica efficiente e virtuosa del servizio idrico integrato, prosegue la nota in provincia, ma senz'altro il punto di partenza per fare in modo che attraverso scelte oculate e lungimiranti si possa dare stabilità ad una gestione pubblica sostenibile del servizio idrico che contempli puntuali prestazioni e costi equi per l'utenza, con attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione.